nel mondo dei trasporti internazionali dal 1994, quindi un pochettino di anni sono poliziotti, però c'è un mondo dei trasporti internazionali molto molto affascinante in assoluto, perché sicuramente è qualcosa che ti mette a confronto con quello che effettivamente è la globalizzazione, la possibilità di dialogare in tempo reale dalla Cina all'America all'Africa, quindi diciamo ormai potete spaziare veramente ovunque vogliate e con chiunque. Quindi è fondamentale in primis che vi ricordiate sempre questa grossa possibilità, perché è una possibilità così immensa che avete, di potervi confrontare veramente con altre culture, altri modi di vedere la stessa cosa che vi si pone a voi in maniera diversa. Quindi è una cosa fantastica. A Hong Kong, a Shanghai, piuttosto che a Los Angeles, Miami o a Johannesburg. Immaginate che cosa possa significare andare a vendere una spedizione per l'Italia o dall'Italia. Quindi questo è un vanto per Savino del Bene, per il gruppo, e quindi è una chance in più che ognuno di voi potrebbe avere in futuro, quella di far parte di un gruppo italiano che in giro nel mondo cerca di vendere il proprio prodotto. La cosa positiva è che dal 2010 a livello di fatturato, che era intorno ai 500 milioni di euro, è riuscito a crescere fino ad arrivare al 2017 a oltre 1000 milioni, quindi è una crescita notevole per essere un'azienda che lavora nel settore dei trasporti con delle caratteristiche ben precise. Quindi il venditore porta la vendita, il compratore, se ha necessità di quel prodotto, sicuramente potrebbe essere attratto, anche se magari il venditore non è così tanto bravo o preparato. Il discorso del team, avremo sicuramente in prima battuta un commerciale che naturalmente deve essere coadiuvato dai customer service. Quindi l'ufficio, il customer service potrebbe essere un venditore all'interno dell'ufficio, quindi magari non è più esposto alle vendite esterne, però magari è molto bravo nel sapersi relazionare con il cliente. Questi sono due termini che diciamo si contrappongono a Nexworks, tutto a carico del destinatario, DAP e delivery inglese. Questi sono termini che, come vi dicevo prima, si trovano principalmente negli Stati Uniti. Sono molto onerosi, perché ovviamente qui ti occupi di tutto, ti occupi praticamente di tutto quello che è il trasporto, incluso le operazioni doganali in porto e la consegna al magazzino finale. Quindi devi avere sicuramente la presenza di un ufficio dall'altra parte. Abbiamo fatto nel commercio solo di... io sono bravo perché ho un team fantastico, ho i prezzi migliori al mondo, cioè le relazioni, sapersi confrontare con uno che ha una cultura diversa, rispettarlo, rischiare ogni giorno una brutta figura. Ve lo trasmetto anche a livello personale. Non vi vergognate di domandare, non vi vergognate di chiedere, mettetevi in discussione, fate una brutta figura, rischiatela, perché è veramente bello. Poi magari vi trovate dall'altra parte del mondo insieme a dei manager con i quali ti devi relazionare, e se non hai fatto le basi in partenza, non hai una base di conoscenza degli Incoterms, dei trasporti, dei TIU o del prodotto tuo che vai a vendere alla cucina, dove vai? Non ti vergognare, andate. Oh, grazie Michele. Quindi ho dovuto, non è che la stessa azienda non mi ha dato la possibilità di arrivare a fare commerciale, ho dovuto trovare un attimo, ho dovuto un attimo di discussione, però come dicevo prima, sicuramente è importante prima avere un concetto base, se non conoscevo loro, sì. Io sei anche, grazie.
25? No. Che sono 25 anni, così si deve interfacciare con un altro di 50 anni. Esiste, cioè, magari lui, quello di 25 anni, è bravo a vendere, quindi magari si sa mettere in gioco, però esistono dei pregiudizi nei confronti magari dei più giovani che non hanno magari meno esperienza. A me non era mai capitato di trovarmi in una situazione dove un cliente mi aveva perso la polizza di carico, che è il documento ufficiale che mi rilascia il famoso vettore e che rivuole per consegnare la merce. Se non c'è quello, la merce non si consegna. Non mi era mai capitato. E cosa gli dici? Mi dice semplicemente, guarda, aspetta un attimo, perdona, non mi è mai successo, non sono preparato, faccio una telefonata, mi informo e torno da te. Quello è sinonimo di professionalità. Grazie per la domanda.